Buongiorno, sono Eugenio Sartavari del sito www.investimentivincenti.it, il sito che parla di opzioni, analisi statistica, analisi intermarket e analisi ciclica. E proprio di analisi ciclica volevo parlare adesso, volevo fare il punto della situazione sul ciclo, sui cicli, sull'analisi ciclica, sull'indice o meglio sul future S&P 500 e quindi poi anche sull'indice. Qui vedete i dati a 15 minuti del future mini S&P 500 con dietro il butterfly, cioè il potenziale prospetto andamento ciclico di questo indice, o meglio future, il ciclo trimestrale che di solito dura tra 60 e 70 giorni, che ovviamente non è regolare esatto, ma può durare di più di meno, come stiamo vedendo adesso, che è iniziato il 21 novembre, sul minimo del 21 novembre, intorno ai 700 ai 745 punti, si è sviluppato in tutta la sua rialzo, poi la parte ribassista molto forte che è iniziata a metà gennaio, l'ultima parte ribassista molto forte, quindi iniziato dal minimo di novembre, e attualmente sono passati circa 70 giorni, quindi già siamo fuori media perché il ciclo trimestrale dura circa 3 mesi di borsa aperta, quindi sono sui 60-63 giorni, può durare un po' di meno, può durare tranquillamente anche sui 68-70, però stiamo andando fuori statistica. Inoltre la conformazione ribassista che sta avendo, al di là di chi può utilizzare o meno le onde di Elliott e può vedere una suddivisione a 5 onde o altra tipologia, sembra essere vicino alla sua conclusione. Vediamo però dopo quali sono i punti chiave. Intanto vi faccio vedere il grafico in real time, adesso è il giorno 4 marzo, siamo la sera, sono le 7 e tre quarti circa. Questo è sempre lo stesso grafico sul software Visual Trader, con i dati sempre a 15 minuti. Vedete qua degli indicatori ciclici, questo più breve, questo più lungo. Questo indicatore ciclico che io utilizzo sui grafici real time, mi dice che probabilmente è partito sul minimo di ieri e con il rimbalzo di oggi forse è partito qualcosa di importante, però i prezzi ci dovranno confermare quello che i tempi, cioè perché l'analisi ciclica è basata sui tempi, stanno dicendo. Come vedete i livelli chiave quali sono? Prima 745, perché è l'inizio di questo ciclo trimestrale, quindi prima rottura 745, parlo del future, quindi poi l'indice cambia poco. Poi il secondo livello è 780, ma già 745, cioè andare sopra l'inizio del ciclo, è un buon indicatore. Adesso vediamo a scalare gli altri cicli, il ciclo metà ciclo trimestrale che è iniziato qua, cioè intorno al 19 gennaio, cioè possiamo vedere anche la data giusta, intorno al 15 gennaio, cioè giustamente il 20 gennaio, eccolo, lo vedete. E anche qui abbiamo un dato più preciso, oltre ai famosi 745 che si diceva prima, anche qui 800 è un punto importante perché è l'inizio di questo ciclo, ossia quando l'analisi ciclica ci aiuta molto, perché quando vedo che i prezzi superano l'inizio ciclo in un certo periodo di tempo, ci dicono guarda che probabilmente è iniziato un nuovo ciclo, oltre ovviamente al superamento, come in questo caso, di massimi precedenti di una certa rilevanza nel ciclo a 3 mesi. Questo qua che è lo stesso che abbiamo visto prima. Adesso vediamo invece il ciclo inferiore, cioè il ciclo mensile, perché questo qui è il ciclo a 30 giorni, cioè un mese e mezzo, il ciclo mensile, cioè la metà, cioè sono circa 15 giorni di borsa aperta che è iniziato a questo punto, cioè il 12 febbraio, lo vediamo più in dettaglio e anche qui abbiamo altre indicazioni, non però comunque superiori a quelle che avevamo già, quindi questo ciclo non ci dà indicazioni, però ci dice che dal punto di vista della forma e di come si sta conformando è probabile che questo minimo, probabile, non è assolutamente sicuro, potrebbe essere un minimo finale di ciclo, potrebbe, dobbiamo avere conferma di prezzi, ripeto, i tempi ci dicono e conformazione di prezzi che i tempi sono maturi. Vediamo infine il ciclo settimanale che è iniziato appunto a metà di circa il ciclo precedente bisettimanale o mensile che è stato il 23 febbraio ed eccolo qua, il 23 febbraio con inizio intorno a 700, poco sopra 740 che è il livello chiave. Secondo me tra 740 e 745 abbiamo un livello chiave per cui potremmo dire che è iniziato qualcosa di nuovo, un rimbalzo chiaramente, non un'inversione, ma perlomeno un rimbalzo perché un ciclo trimestrale nuovo, qui dovrebbe, se dovesse partire un ciclo trimestrale dovrebbe avere la prima metà a tendenza rialzista, poi dipende dai cicli superiori. Comunque la prima metà a tendenza rialzista, anche se i cicli superiori sono ribassisti, almeno 2-3 settimane di rialzo dovrebbe farlo, o perlomeno non di continuazione di ribasso o un rimbalzino.
Quindi stavamo guardando quello settimanale, che anche questo come conformazione sempre verso la sua fine, sia come tempi sia come conformazione, potrebbe esserci al limite uno strascico, al limite tra oggi e domani, oggi è il 4 marzo, domani è il 5, ma come conformazione potrebbe essere già finito. Questo quindi è l'analisi attuale sull'S&P 500, che poi è ancora l'indice guida di tutti gli indici mondiali. Bene, vi saluto da Eugenio Sartorelli, www.investimentivincenti.it.